c'eravamo quasi, siete stati bravi, ma potete esserlo di più. Eravamo 5.000 dispositivi collegati nella diretta precedente per questa semifinale. Dobbiamo battere il record, quindi mi raccomando, eh. E se non, ci, se non siete soli, chiamate amici, parenti, anche vicini di casa, va bene lo stesso. Sì, sulle chat del biliardo, sulle chat di gruppo dove ci sono tante persone, insomma, buttate questo filmato, questo ovunque link di YouTube, volete. Ovunque. E allora, seconda semifinale con Fabian Hartl tornato in regia, Tom Ruban tornato alle riprese, Mirko Bianchi colpevolmente assente, ma lo perdoniamo perché prima ci ha fatto un pit stop da 18 secondi per la risoluzione di un problema dello Strator. Insieme a noi, insieme al sottoscritto e a Nicola Biondi, per offrirvi la seconda semifinale del 42esimo Gran Premio di Goriziana, di San Vincent. Andiamo con le immagini al biliardo, eccolo lì uno dei protagonisti, Vincenzo Consagno. Non è la sua prima semifinale, dovrebbe essere la seconda, addirittura nel 2007 lui arrivò in finalissima, ebbe la peggio del Conte Max di Massimo Caria. Suo contendente Fabio Mura, a lui sono già sono scusate un messaggio di servizio che mi ha fatto ridere. Suo contendente Fabio Mura, a lui già vanno i nostri complimenti. Un cammino incredibile quello di Fabio con tutta la terra di Sardegna, che adesso sicuramente sta facendo il tifo per lui. Tanti messaggi che stanno arrivando nella diretta che dicono: vai Fabio, vai a prenderti la finale. Terra di Sardegna che è stata straordinariamente ospitale con noi, eccolo qua uno di quelli. Vai Fabio, orgoglioso di far parte della vostra sala, spazio libero, siamo tutti con te. Tanti di questi messaggi, Terra di Sardegna, vi dicevo che è stata straordinariamente ospitale con noi, con Billiard Channel, con noi due, per un mondiale da sogno, un campionato italiano di carambola tre sponde, altrettanto da sogno. Siamo pronti per la semifinale. Nicola Biondi, io con Nicola Biondi ci contendiamo sempre i carica batteria, che sì, sono che, i miei. No, no, questo è assolutamente il mio. No, no, questo l'avevo nella mia. Questo li ho levati dalla mia borsa. No, questo qui è mio e questo è il tuo. Non incominciare a fare sempre. Va bene. Ok, manca Fabio Mura. Manca Fabio Mura. Tra l'altro, Fabio ecco, sta arrivando. Emozionatissimo prima di questa partita, al termine del quarto di finale con Massimo Alfredo, ha avuto insomma un calo di tensione che quasi lo faceva cadere a terra, emozionatissimo, non già prima dell'incontro tra la prova biliardo di Consagno e la sua, mi ha detto: se me l'avessero detto prima di partire a giocare questa partita, io ho detto: è consigliato, divertiti assolutamente, perché sicuramente è un giorno che ti ricorderai. Eh sì, adesso Fabio, quando dà il gesso, la buca, la stecca, il buona partita tra i due giocatori. Ed ecco, siamo pronti per la seconda semifinale. Tiraggio alla band per decidere chi sarà il titolare della biglia bianca e quindi avrà diritto al tiro di acchito. Questa partita, questo tipo di partita, Vincenzo Consagno l'ha già giocata, l'ha giocata nel 2007, la vinse, perché vinse la semifinale e arrivò in finalissima. Non ricordo con chi, l'ho già detto io, però non ricordo con chi della semifinale. Quindi, insomma, nonostante il fuso orario di un'ora, sempre presente. Saluti dalla Bulgaria. Oh, grande Nino Urbano. Tra l'altro mi aveva scritto che non riusciva a scrivere, YouTube lo bloccava per una limitazione un po' curiosa. Insomma, sono contento che ce l'hai fatta a poter scrivere e salutarci. In acchito sbaglia una presa di palla troppo scarsa, porta via il pallino, regala 6 punti a Mura, perché i birilli fatti sul tiro d'acchito sono bevuti, ed ecco un quadrato. Fabietto Mura dalla Sardegna, arbitro dell'incontro, Antonello Azzena, sardo, e al segnapunti in questo momento, poi si alterneranno, Roberto Lucini di Lodi.
pallino realizzato su questo spondapalla da Fabio Mura, 12 in totale, 18-0 il parziale di calcio con Sagno, di due sponde. Un quarto di finale tiratissimo per Vincenzo Consagno, dove ha avuto la meglio di Antonio Lamanna, terminata la bella praticamente all'ultimo tiro, ma tutti sette molto, molto tirati tranne il primo, in cui ha vinto con un po' più di margine. Quindi sicuramente una bella fatica fatta da Vincenzo Consagno per arrivare a giocarsi questa partita, la vittoria sicuramente più prestigiosa per lui è stato l'ottavo di finale, dove ha eliminato Andrea Quarta. Sì, tra la Manna e Quarta, insomma, ha avuto due partitelle. Passando per sarebbe bello vedere il tabellone di tutti gli incontri vinti da questi giocatori e con chi, se ce la fai a passarlo, Fabiano, quando lo trovi. Tabellone generale, sì, dove vediamo come questi giocatori sono arrivati a disputarsi la semifinale del Gran Premio di Goriziano. Mezza garuffa per Consagno, si mantiene sullo stretto. Buona divisione delle biglie, costringe al volo di due Mura, tutti hanno fatto l'errore sullo stretto, vediamo se Mura nella prova biliardo ha percepito questa tendenza. Nella corta un pochino più accentuata sulla corta inferiore anziché sulla corta superiore, però sicuramente c'è. Vediamo se riesce a distribuire correttamente le biglie, il pericolo delle due al volo alla goriziana sono che hanno effettivamente due parti un po' brutte che si possono, due rimanenze un po' brutte che si possono attenzione pagare. Questa attenzione, palla piglia velocità, passa sui birilli già battuti. Consagno pensava di averla tenuta abbastanza bene con il colpo in testa. Ti stavo dicendo, la due al volo per due prese di palla diventa rischiosissima goriziana, perché una, quella che ha preso adesso Fabio Mura, se sei difettoso di forza paghi il traversino di calcio di rientro, e l'altra l'eccessivamente piena o di sfaccio, come è successo prima a Caratozzolo, puoi pagare lo sponde biglia con la palla molto, o lo scatolino con la palla avversaria molto vicino all'angolo. Quindi sempre un tiro insidioso, fisso di misura intanto per Fabio Mura, che realizza 18 punti, si porta a 36, eccolo qua. Allora, diventato un po' piccolo, sì, cerchiamo di fare rapidamente. Allora, Mura ha avuto la meglio, prima di Mallitti 2-0, poi di Cosci 2-1, poi di Caria 2-1, alla bella anche con Spagna, alla bella con Massimo, Alfredo, e adesso la semifinale. Invece cerchiamo il percorso di qua. Sempre dallo stesso, giusto, è vero, di Consagno. Consagno ha avuto la meglio di Colombo 2-0, 2-1 con Sala, 2-1 con Vico, 2-1 con Quarta, 2-1 con la Manna, e adesso appunto questa semifinale. Quindi tante belle entrambi hanno giocato, quindi è stato un percorso faticoso, pieno di tensione, magari molte partite decise all'ultime battute. Sullo sfondo i neoconsorti Garavaglia. Luca Garavaglia e Elisa Marche, la sua gentil signora, neosposi, eccoli qua inquadrati. Fabio Mura, filotto a scambiare e poi centralizzare, vediamo se riesce a contenere il rientro. Ne realizza 36, è una buona esecuzione per Fabio, rimane a vista. E con la palla avversaria molto vicino alla sponda corta, quindi sicuramente un buon risultato. Non attaccherà Consagno, batterà in ritirata magari cercando qualcosa. No, invece no, attacca e attacca anche molto bene. Tutto giù per terra. Che 48 punti, favoloso Consagno. Mamma che sfaccio che gli è partito. Che steccata, mandiamo il replay, ma guarda che palla che ha tirato fuori Vincenzo. La staccata veramente in modo impeccabile. Ma fantastico, di sbandata a far corta lunga e poi a legarsi alla corta con la sua,
a scambiare i quadrati. Maiuscola questa esecuzione di Vincenzo, bella davvero. Mura andato a controllare posizionamento della palla avversaria, l'attaccherà veloce sulla strada del 5 sponde. Esce alla grande Mura. 12 è un ottimo premio per un'altra tanto ottima esecuzione. Questo è un capolavoro di uscita. I nostri amici hanno recepito il messaggio. Appena partita la diretta si sono già collegati in oltre 2500 dispositivi. Se 2500 adesso condividessero ancora il filmato. Consagno su uno striscio solamente difensivo a cercare di cambiare quadrato e le biglie. Operazione sembrerebbe riuscita, soprattutto è riuscita ad attaccare la sua. Quindi un'ottima cosa. Sì, non è poco a Goriziana. Perplesso giocatore sardo, vediamo come intende risolvere il problema. Non ho capito, ha tirato un angolo, dunque l'ha presa, pensa di rimpallo di là, di rimpallo, e allora ha tirato lo sfaccio. Ha tirato lo sfaccio a scendere, ma la vedeva per lo sfaccio a scendere. L'angolo sarebbe un errore di 2 chilometri. Tira una parabolato, non tirava di parabola. Ci sta. Traversino di calcio per Consagno con la forza allegra, rimarrà a lungo. Vediamo se il pallino gli corre incontro, gli dà una mano e come. Realizza 44 punti Consagno. Non credo fosse la reale intenzione di Consagno di ritornare al pallino. Partita un po' abbondante. Sì, credo anch'io, una forza o un po' forse l'ha presa un po' meno scarsa di quel che credeva e quindi sono partite entrambe. Ma no, Nicola, comunque ti prendi una forza quasi identica cercando di capire quella migliore per le varie prese di palla. Lì la presa di palla buona è da questa allo scarso, quindi la forza era un po', doveva essere un po' ridotta. Sì. Sempre di calcio Consagno. Guarda come cambia la filosofia dei giocatori, no? Consagno si fida della sua sponda, lui che è figlio d'arte di un grandissimo giocatore, già vincitore, sia vincitore che finalista del Grand Prix di Goriziana. Che dal momento sicuramente seguirà questo incontro, insomma, sì. Noi salutiamo il maestro Peppino. Sì, vado a memoria, vincitore contro il suo amico e compare di sempre, parlo del maestro Gerardo Mascolo, e finalista se non sbaglio contro Gustavo Zito. Vediamo chi... Mi serve un Alberto Forestieri tra di voi, quindi se sapete con chi, e magari lo sa proprio Giuseppe, di sicuro Giuseppe lo sa, se ci sta seguendo ha voglia di scrivercelo, io sto andando a memoria. Sempre sul largo, tutti sul largo per tutti ora. Tutti sul largo, e infatti abbiamo visto che è l'angolo, questo in basso a destra, quello un po' più curioso del tavolo, che allarga le traiettorie di bricol, quindi di tre sponde, di cinque sponde e di e appunto di bricolla, e tende a buttare via le traiettorie di garuffa e a chiudere molto quelle di due, quello che abbiamo notato. Di tre due, di calcio veloce, sì. Questa sembra viaggiare molto bene e fa 60 punti, tra l'altro anche aiutato un po' dal birillo che ha frenato secondo me un po' la corsa della biglia bianca, infatti si è incastrato proprio sotto, quindi ne ha rallentato la corsa. Chi ne ha beneficiato chiaramente qui è stato proprio colui che ha tirato, perché costringe adesso Consagno. Allora, confermo vincitore nel 95 e sconfitto da Zito nel 2004. Hai chiamato un Alberto Forestieri, ti è arrivato l'originale, socio. Ma mi dicono, Alberto, già che sei lì, già che siamo a chiedercelo, che ne ha fatte tre di finali, quindi quelle due lì le avevo prese, ce n'è un'altra di finale che balla, mi dicono, me lo sta dicendo, ve lo dico,
Carlo Della Paruta mi dice una con Zito, l'altra non ricordo, ma mi dice secondo lui ne ha fatte tre. Via. A voi. Lascia biglia, questo tentativo al volo dalla corta con Zagno e dopo la biglia libera da 60. Adesso una palla in mano per lui. Gli parte benino la steccata, diciamo non ha trattenuto bene la corsa della palla battente. No, no, ha preso tanta corta, Nico. Ha preso tanta corta e è venuta su? Sì, mi sembra. Non ha fatto il giro con la sua. Vediamo al replay dall'alto. No, se fa il riccio lo batte più, non arriva, li batte molto più in alto. Sì, sembra che abbia preso tanta corta, sì, a vedere così, sì. Però può essere. Sì, no, sì, sì, avevi visto giusto. Io avevo, diciamo, tenuto. Attenzione, attenzione con Zagno di 3. Va dentro, incredibile. Mi ha dato un'occhiata al cuoio. Ha fatto steccaccia perché un errore così vistoso da Consagno. Mandiamo un replay, Fabian, per cortesia, perché effettivamente, come fa notare Nico, è un errore molto, molto vistoso. Sì, ha fatto steccaccia. Sì, sì. Oddio, faccela vedere dall'alto. No, no, gli si è proprio schiacciata. Ma torna Nico, perché è la sponda che abbiamo detto che torna indietro quando la batte, quando è a contatto con la palla. No, gli ha spostato, è andato in scarto, secondo me ha steccato. Sì, come sì, si sposta. Sì, ha fatto steccaccia, dai. E infatti ha guardato subito il cuore. Sì. Altra biglia libera per Mura, torniamo in diretta. Non preciso sul filotto come il tiro precedente, uguale. Gliela lascio uguale. Detto fammi vedere. Con Zagno un'altra occhiata al coglietto l'ha ridata, giustamente. Adesso se la va a vedere anche da dietro Vincenzo. Decisamente meglio della precedente. 4 punti per Consagno. Un po' di rammarico per Mura per non aver realizzato anche la seconda miglia libera consecutiva. 3 sponde di calcio per Mura. E lui sul largo, gli 8 larghi del Castello, quelli che fanno un po' meno male, è anche vero che la palla avversaria era discretamente distante dal Castello, quindi ci sta di non essere precisi, questa è la porzione peggiore che poteva prendere, accade. Bricolla di misura per Consagno, sullo stretto. 4 punti per adesso. Consagno non ha trovato la strada del Castello bene come l'aveva trovata nel quarto di finale con la Man. Fabio chiede all'arbitro di sistemare i birilli del filotto, che come direbbe il mio socio fare un po' la cisa. Striscio di calcio, praticamente la battuta molto vicina all'angolo. Ancora i minimi anche per Mura. Momento in cui i birilli stanno facendo un po' i capricciosi con i due giocatori. Altra occasione per Consagno. Tra l'altro, se la centra bene potrebbe anche mettere il pallino sulle 3 sponde, dovrà andarci poi di 5. Sì, la forza è quella lì. Vediamo. 36 punti. Allora. Vediamo un po'. Mi sembra ci sia pieno il pallino. Allora. Te lo dico subito. Sì. Sì, no, stavo valutando un qualcosa di. Allora,
forestieri. Aspetta, prima seguiamo la 5 sponde perché è fondamentale, poi leggiamo il messaggio di forestieri. Vediamo se si chiude questa traiettoria lunga, non mi pare. E infatti si chiude da tutte le parti dal momento che è risultata corta. Vai forestieri. Ricapitolando, Peppino Consegni ha giocato 3 finali, 95 vinta con Auletta, 2003 persa contro Reggiani, 2004 contro Zito. Oh. 2 finali consecutive, ha fatto 2 volte runner-up in 2 anni consecutivi. Consagno, 4 punti e apre le biglie. In difetto di marcatura, sicuramente una buona difesa questa per Consagno, che costringe di 3 Mura con pochissima voglia, secondo me, di prendere biglia. Ringrazio anche Raffaele De Chiara che me l'ha scritto personalmente sulla mia messaggeria privata, la stessa cosa che ha scritto Alberto Forestieri. 188-244. Momento un po' di stasi dell'incontro, Nico, ma insomma è un momento, sai, la tensione è tanta, secondo me la prende perché mi sembra puntarla molto stretta. Addirittura il filotto, fantastico, gli fa. Mura si è preso questo minimo rischio anche di lasciarla, mi sembrava molto più stretta di così. 56 punti che hanno un'importanza, una valenza impressionante. Tiro da KO tecnico. Questo è un tiro dei sogni, perché fondamentalmente questa è una biglia che devi tirare sulla finezza. Tra l'altro ci sta anche il birillo e il Consagno. Non so cosa possa tirare. Può tirare lo sfaccio, lo gioca anche un gran bene. Pigliamo uno spicchio di corta, torna al centro. Sfaccio a contenere di lunga centro con la battente. Ha trovato, come dicevi giustamente tu, uno spicchio di corta. Ci sta, ma rimane comunque un'ottima esecuzione del campione salernitano. Di Nocera inferiore. Anche lui agonisticamente lombardo di adozione, gioca da anni il campionato in provincia di Milano, campionato a squadre. Mezza garuffa per Mura. La prende internamente, rimane corto, vediamo se qui Consagno cambia tattica, se decide di andare sulla palla frontale o se persegue la strada della sponda. La seconda, sempre di sponda. Vediamo se riesce a precisare anche questa. Ancora stretto questa volta. Questa volta stretta, aveva sbagliato un paio di conclusioni sul largo. Si corregge troppo. Risponde di calcio per Mura. Almeno credo. Perché ho di 5. Se arriccia bene l'angolo in alto a destra. No, più che altro la tira più comoda delle tre. La battuta circa una palla dall'angolo. L'uscita in lunga è bella. Prima era stato molto corto sulla 5 sponde precedente. Vediamo se riesce a spingere la bianca verso il castello. Rimane corta anche questa volta. Ho cercato di spingerla col pensiero qua, Fabio. E non solo. Buddy English. Però Consegna sempre questo birillo davanti. Vediamo se riuscirà a trattarla come ha trattato la precedente. Direi di sì. Peccato per lui che non riesce a tenerla dritta sul filotto di seconda. E quel che è peggio, che offre un'opportunità. Vediamo se Fabio è lucido per massimizzare questa opportunità con uno sponde biglia. Faccio una domanda, secondo te quanti anni ha Fabio Mura? Io non lo so, quanti gliene dai? Ma secondo me la mia età è intorno ai 40.
qui una steccata un po' rigida, solo 4 punti. Adesso l'opportunità di Sponde Biglia per 85, 37. Che non è proprio la tua età, socio. Faccio per dire. Sì, effettivamente è un po' più giovane di me. No. Sì. Se no io e te siamo coetanei. Mettiamola così. Non volevo dire niente, ma perché devi rovinare sempre tutto? Ma perché? Ce l'ha ancora? Da come punta, sì, ci vuole il cane lupo. Ci vuole il cane lupo per questa, sì. E guarda un po'. E ce l'ha a casa il cane lupo Mura. Mamma mia, bravo Fabio. Ma dove l'ha messa questa palla? Eccezionale Mura. Paio di biglie un po' così e poi tira fuori questo capolavoro. Questa non è partita dalla stecca di Vincenzo. Buon per lui che le biglie si sono sistemate in difesa. Ci sarebbe una possibilità che è quella del ricciolo, però diciamo che qua Fabio è un po' scomodo. Lui che non fa dell'altezza una delle sue armi migliori, ma anche se in un'intervista mi disse che si sentiva cresciuto. Lì è stata una delle più belle interviste. quando io quando sono triste ogni tanto quell'intervista me la riguardo, lo sai, e rido. Fantastico. È stata proprio la prima in assoluto di Biglia Channel. Sì, al Purple di Firenze. Esatto. Una delle prime partite di selezione. Solita formazione, io in cabina, tu fuori con il microfono. E su quell'affermazione io e Mirko Bianchi che ridevamo e tu che ci sentivi nella cuffia. E allora, ancora un giro a disposizione di Fabio Mura sulla parabola non perfetta di Consagno. E Fabio Mura ancora a segno, 18 punti. Si mette a 362. È anche bella la forza. Si ha un po' più di scivolino, il biliardo da questo lato. Se li vogliamo trovare, si arriva meglio da questo lato di qua. E secondo me è anche il motivo per cui le traiettorie di tre di calcio da questo lato stendono di più, cioè tendi al largo. 5 sponde per Consagno. Non è un difetto, è una tendenza del tavolo. Bravo, bravo Vincenzo, questa è una bella uscita. Si guadagna la difesa centrale, adesso Garuffa per Mura. Mura batte a 3,62. Alla ricerca di un quarantino. È nella possibilità di questo tiro. La diagonale 10,30. Sì. Trova stretta, trova anche una bella difesa sul traverso del biliardo. Obbliga al volo di due Consagno con tutte le difficoltà del caso per questa tendenza di chiusura del tavolo su questo tipo di conclusione. E soprattutto perché mancano solo 38 punti a Mura, quindi deve cercare di chiudere il gioco. Consagno la sfaccia di dentro, ne realizza 16, vediamo dove posiziona la sua biglia vicino alla sponda lunga. E sponda palla adesso per Mura. Deve cercare di aprirla dolcemente dalla grossa e portarla in fondo. Sì, qua si aumenta l'effetto, si abbassa il colpo e si diminuisce la forza. Proprio per agevolare l'apertura a cui faceva riferimento Nico adesso. È stato dalla parte della ragione del tiro. Sì, tra l'altro è saltato abbastanza al centro con la sua. Si è staccato tanto dalla sponda. Vediamo se
se Conzagno ha la garuffa praticamente a tornare indietro qui senza davvero margine d'errore, e Conzagno guadagna 36 punti, forse non difenderà ma accorcia le distanze e mette pressione a Fabio Mura, che comunque ha a disposizione il giro, giro puntato praticamente così com'è. Vediamo se gioca a ingaruffare o a stopparsi lì a parificare. Sembra a ingaruffare da come brandeggia. Lo gioca anche molto bene Fabio Mura. 16 punti, anche poco pagato per, rispetto alla qualità del giro. Torna benissimo in difesa. Si nota di merito qua che ha congelato la biglia vicino alla sponda. Non era proprio messo. Ha fatto i 16 larghi? No, ha fatto 16 stretti. Uno scorrente ammortizzato che ha ammortizzato veramente molto bene. Molto bene. Era difficile da trattare in questo modo la palla. Due a mo' di tre per Conzagno, che riesce a staccare da sponda la biglia di Mura, ma non a difendere e soprattutto non realizza. Rimane a 2,88 di calcio Mura, data anche la vicinanza alla sponda. No, sembrava orientato verso la sponda corta, ma c'ha la chiusura anche di giro, può fare 26, non viaggia male, forse un po' stretta, però 20 punti insomma. E qui un'altra conclusione positiva per Mura. Sì, si mette a 2 punti dalla chiusura. Qui tutto per tutto di Conzagno, che va di parabola, non si salva. Set point per il giocatore sardo. Si sono avvitate? Ho sentito un rumore strano io, Gianluca, o c'è stato? No, rumore strano c'è stato. Ecco un po' la tensione del momento, magari una steccata non partita nel modo più brillante. Conzagno di 2 addirittura lascia biglia. E continua a guardare il cuoio, Vincenzo. Ha fatto steccaccia anche qui, dici. Ce la fai vedere dall'alto questa... No, questa no, però l'ha stimata magari così di battuta. Diamo pubblicità. Minuti di gioco per questo primo set che ha visto la vittoria di Fabio Mura con continuiamo a guardare, se facciamo il primo piano a Vincenzo continua proprio a guardare il cuoio, speriamo non gli entri in testa questa cosa. Non c'è cosa più brutta che non fidarsi, se non sentire l'attrezzo nelle migliori condizioni. Sì, il cuoio poi, perché il cuoio fa, ma il cuoio anche in generale, la stecca, pensa te cosa successe nella finale del campionato del mondo a Caratozzolo, che gli rimase la vite della prolunga dentro, ti rendi conto quante volte l'avrai innestata la prolunga? Tante. E a che partita vuoi che ti succeda che ti rimane la vite della,
della prolunga dentro, sfili e non c'è la vita della alla finale del campionato del mondo. Siamo sulla probabilità del 6 al Super Enalotto. Socio, facciamo 6 al Super Enalotto, cosa ne pensi? Ah, lo sai, io ho i numeri da giocare, i numeri di quarta quando ha chiuso in 13 steccate. Sì. Vediamo se li ritrovo. Sì, non li dire a tutti perché sennò lo dobbiamo dividere. È vero, ha ragione. Sono tutti i numeri giochiamo. Questi, guarda. Ce li giochiamo? Ce li giochiamo, sì. E se dovessimo vincere, vabbè, una cena a quarta non si nega, eh? Sì, sì, Andrea, gliela paghiamo la cena. Anche più di una cena, dai, paghiamo una vacanza al Cannibale. Sì. Nel Salento, nel Salento meno spendiamo meno perché andiamo a casa sua, esatto. All'Acchito, Fabio Mura, pensi sempre solo a risparmiare, nasci in bene, questa è l'influenza di mia moglie. Mezza garuffa per Vincenzo Consagno, che qui aveva solo la porzione dello stretto, diciamo la battuta dello stretto, e non si posiziona la biglia bianca in una zona positiva. Tanto Luca Marzio Garavaglia e Gugela, il commentatore tecnico della RAI, andate a vederla di due, di garuffa, no, di gancio, dai. Ah, sai che la garuffa, se c'è il passaggio, non mi dispiace, no, oddio. No, viene larga, viene larga. A me un tiro, la garuffetta lì è un tiro che quando ce l'ho mi piace sempre in luogo di qualsiasi altro tiro, perché ti consente tante prese di palla buone e poi di congelare la tua palla attaccata alla sponda corta. Quindi Consagno, che parabola, vediamo se impatta il pallino. Il pallino non lo porta alla dentierina del serpente. Dentellina del serpente che aveva fatto con Antonio Lamanna, sembra su una garuffa. Qui è il problema del posizionamento della mano, troppo dietro il castello con il ponte troppo lungo, non a posto per metterla davanti alla palla, quindi forse è il caso di prendere anche la prolunga per lasciare, adesso cerca una un posizionamento vicino, ma alla fine dovrà metterla lontana. In tanti montano la prolunga per lasciare la stessa distanza tra le mani, tra la mano, sì. Ma guarda qua, ma guarda lo striscio di mezzo colpo. Fabio, 10 punti così, oddio, qua può subire uno sponde, tecnicamente bellissima come esecuzione, può subire lo spondebiglia non facile, molto simile a quello di che ha fatto, no, forse un po' più semplice a quello che ha fatto Mura, prendere in pallo pieno Consagno. Certo che Consagno, al di là, no, dell'errore su quella steccaccia, non sta giocando come l'abbiamo visto in tutta la manifestazione. Certo, non scorriamo l'acqua calda, perché giocando così non arrivi in semifinale, no, e non mandi a casa un nome a caso, Andrea Quarta. Sfaccio di traversino di Mura. Vediamo, che gestisce molto bene entrambe le corse delle biglie. Favoloso Mura. 22 punti. Mamma mia, quanto ha camminato ancora gialla. Meno che, infatti, forse ho parlato troppo presto, mi sembrava molto più corta, però Consagno deve girare tanto in poco tempo a quel pallino che diciamo lo può bloccare, però lo deve prendere scarsissimo, se non lo prende nemmeno, ma infatti è brutta, infatti più che brutta. desiste va di due, che qua se gli scappa stretta, se non corregge, ecco, la tendenza, merito di Consagno di non essersi innamorato di questa possibilità. Sì. Ha corretto anche bene. È stato molto molto bravo, perché guarda, rinunciare a quel tiro lì non è semplice. Cioè, quando vedi la possibilità dei birilli. Anche cavoli. Se è difficile, quel pallino ti invogliava a tirarlo, perché dici va bene, anche se la prendo scarsissima, se la piglio piena, insomma, in qualche modo verso il pallino ci arrivo. Ma posso fare il tirone, almeno 12 lo fanno. Sono tanti pensieri positivi rivolti a quel tiro lì,
che te lo fanno rinunciare malvolentieri. Invece con Sagno proprio non ci si è innamorato di questo tiro, si è concentrato ad andarci di due e tra l'altro anche molto molto bene. Con Sagno ha raggiunto un livello di maturazione nel gioco importante, un giocatore veramente degno figlio di papà Giuseppe, che insomma ha scritto qualche paginetta di storia del biliardo. Bricolla per Mura sul largo, buona presa di biglia e difesa trasversale. Tre di calcio per Consagno. Secondo te la starà guardando questa partita, Caratozzolo? Bella domanda. Bella domanda, mi dai quella di riserva. Mandiamo lo Strator. È addirittura troppo bravo Consagno. Entra sin troppo. La marcatura del pallino migliora lo score. 16 punti. Sì, di Castello ha fatto proprio i minimi per quell'entrata. Le 5? Sì, credo di sì. Sì, ci passa. Infatti va a guardarsi l'uscita. A 5 sponde è una il pesciolino. Sì, qua è proprio il pesciolino. Questa è una 30 naturale. Considerando anche che allarga un pochino poi qua la sponda, penso che sia un bersaglio abbastanza agevole per Fabio Mura. Corto. Sì, ecco, l'unico neo che ha sempre avuto nella sua in questa partita, Fabio, in questa prestazione. Ora, questa era la forza giusta se partivi da Castello. Parti più lontano dal Castello e quindi più forte, certo. Consagno di due, deve trovare. Visto che ha riguardato il cuoio. Sì, deve ritrovare la strada del Castello sulla bricolla, un tiro troppo importante a questo gioco. Bene, ma non benissimo. Bella apertura però. Non si segna alcun punto in tabella. 32-28. Di due Fabio Mura, centra perfettamente 36. Il Castello. 36, anche qualche timido applauso dal pubblico presente. 68-28. È ancora di due, credo, Consagno. No, ma di prima. Quindi giro a girare. Scambiare quadrati. Non è pericoloso. No. No, il pallino era abbastanza... sullo stretto. Bravissimo, bravissimo Vincenzo, una bella quadratura. Qui Consagno ha deciso di andare direttamente sulla biglia perché insomma le prove le ha fatte. Le prove su queste bricolle da tutte le posizioni le ha fatte, non ne ha fatta alcuna, quindi ha cambiato regime. Segno di maturità. Come avevi detto prima tu, di maturità. Non è semplice. C'era anche questo, nonostante partisse quasi da sottosponda, quindi non da una posizione ideale. Non è semplice, è davvero segno di maturità biliardistica. No, la chiede pulizia della biglia, sì. E riuscirà a cambiare in corsa la tattica di gioco che magari ci si era messa in testa. ...68-46... conserva ancora 22 punti di vantaggio Mura.
di 3. Fabio Mura ancora dentro il castello, altri 36 per Mura. Mura adesso arriva il momento più difficile a livello emotivo, ci si avvicinerà a quota 400, se dovesse conservare del vantaggio qui si è abitata, se dovesse conservare del vantaggio poi sarà, oltre a giocare contro Consagno, dovrà giocare anche contro l'emozione. Occupazione in dubbia verso il cuoio. Molto teso nel viso comunque Vincenzo. E Mura. Mura ancora sul castello, 20 punti. Adesso è proprio la goccia che spacca il sasso. Una bellissima forza, la forza della buca. Bricolla anche per Consagno. Consagno deve trovare la strada del castello sulla conclusione di calcio. Eccola lì. La cercava da tanto tempo, è arrivata. 32 punti, vediamo se parte da qui il match di Consagno. Sì, hai detto la cosa giusta, secondo me, socio. Se riesce a darsi un punto di partenza per costruire una rimonta. E qui nota positivissima questo impatto col pallino per... San Pallino da San Vincent, questo qua. Per Mura. Non tanto per il posizionamento anche, ma tanto per, anche per il peso proprio del pallino, della realizzazione. Di due a affondare, anzi di due di misura. Consagno parte da qui la sua finale, 60 punti, super tiro di Consagno. Grande rientro di Vincenzo, che non ci stava ad abbandonare le speranze della finalissima senza reagire. E adesso vediamo come sopporterà il ritorno del salernitano Fabio Mura. Adesso deve andare di due veloce. Scomodo. Punti ci sono e otterrà anche la difesa. Non la ottiene la difesa, però. Ma come se l'avesse ottenuta. Distante le biglie. Preferisco rimanere a vista così che rimanere di bricolla. Ora sì. Ora sembra. E intanto guarda un po' che angolo da parte di Consagno. Era uno spillo questa e l'ha fatta. 18 punti, serie aperta per Consagno. Consagno ha usato una sorta di defibrillatore mentale che gli ha riattivato tutti i circuiti. Adesso davvero un bel momento. Attenzione Mura, è arrivata la tensione dall'altra parte, quindi la lascia lì tutto secondo copione. Ha fatto spaventare il mio socio. Sai, socio, che con me puoi sempre dormire in una botte di ferro. Stranamente, palla libera per Consagno. 8, Consagno, 8 filotto di seconda, 38 in totale. Perfetta anche la battente. E qui
vediamo se starà in cautela o se cercherà la, l'intestata proprio da Birilli. La seconda non realizza neanche il pallino, sarebbe stata una marcatura totalmente casuale, e qui di bricolla con Sagno se vede la battuta, eh? Non so se la vede. No, no, assolutamente. Ma me la vede, se la vedi da qua, eh sì, no, guardavo dallo strato, se la vedi dalla frontale si percepisce meglio, il centro della corta la dovrebbe vedere, addirittura la vedeva fin troppo. Ottima l'uscita di Vincenzo, che adesso è anche molto preciso sulle forze. Ennesima palla di due per Mura. Sa che ci va di una, sai, non di due. No, di due. Si è sempre salvato. Queste palle, anche magari a volte trovando, però nella norma giocate molto bene. Però questo, sai, un salvataggio relativo. Sì, relativo, eh. Però. Sullo stretto con Sagno, corta e stretta. Qui importantissimo questo filotto per Mura. Non ha grosse possibilità di manovra verso il centro, quindi dovrà alzare la forza per non pagare sponde biglia. No, attenzione, attenzione Mura. Si è rotto qualcosa. Si è rotto qualcosa. Sì, penso che sia un errore dettato proprio dalla, dal fatto di non voler rimanere in angolo, quindi lui ha cercato di andare verso il centro di porzione. Dato troppo scarso. Consagno un'ottima qualità di steccata. Vediamo se però questa gialla si ferma sotto il castello, ma non credo. Qualità era buona, ha indurito un po' troppo, come è giusto fare con le biglie vicino alla sponda corta, perché sennò si squarciano. Questo ingresso di due andrebbe proprio scavato e non so se basta, Gianluca. Non vedo tanto vicina questa bianca alla sponda lunga. Se prima ci voleva il cane lupo, qui ci vuole tutta la famiglia dei cani lupi. Poi ci potrebbe anche essere, ma è, insomma, quel punto lì, non c'è, sì, proprio margine d'errore. Quel punto lì sto di fianchetto, non ho neanche l'imbarazzo della scelta del girone. No, vabbè, passa, però va di fianchetto di leggero effetto a sinistra. Bravissimo, molto Fabio. Molto bene, 36 punti che ti dà una fiducia anche, abbiamo visto dal movimento del corpo di Fabio, che in questo momento scarseggiava. Questa palla qua valeva tanto oro quanto pesava per lui, davvero. Di parabola Vincenzo Consagno. Vediamo il termine corsa delle biglie. Scivola tantissimo. Vediamo dove va la bianca, che se si avvicina troppo alla sponda lunga può perdere il calcio. Se si fermava un po' prima perdeva una raddrizzata biglie vicine. Questo è anche bello di calcio. Ho visto cose più brutte, effettivamente. Questo è anche bello perché non gli piace? Secondo me è bello anche sul 16, se la dovesse prendere grosso. Che tira? Lo striscio di scambio a quest'ora. Fondamentalmente tiri zero in questo tiro. Perché la voglia non hai poca voglia di farlo, perché sai che rimani fuori, lo devi tirare di misurissima. Non sono d'accordo.
su questa scelta. Fabio non se l'è sentita di calcio. Bravo. Non so se non vedeva, magari non proprio non riusciva a percepire la battuta. Consagno, attenzione, questo rimpallo che lo porta dentro, buon per lui che lo porta dentro solo sul 16. Adesso, caro socio, è arrivata la tensione. Sì. Sai, ci può giocare anche il ricciolo qua, Gianluca. Più ricciolo che striscio. Anche perché il 3 di calcio... No, 3 di calcio non c'è. No, ma non ha senso. Con l'angolo lì, quello lì libero, non ha senso andarci di 3 e rischiare. Anche se ci fosse. Sì, esserci c'è. Va di ricciolo, va di ricciolo. No, ma tira sulla palla. Ha deciso che la vede. Di angolo di mezzo colpo di prima. Questa non è che mi entusiasmi un granché. No, non l'ha mica giocata male. No, però la tua avanzona d'angolo è fondamentalmente... Certo, se me l'avessero detto prima che la mia fosse finita lì, l'avrei tirato volentieri. Ci credo. Scappa niente. Sì. A volte... Diciamo che... ti dovevo rispondere con un'altra espressione che però in televisione non si può dire. Perfetto. Però penso che tutti abbiano capito. Sì, siamo in fascia protetta ma non la diciamo. Non siamo più in fascia protetta ma non la diciamo. No, ma ci sono le rivisualizzazioni, quindi... Ah, ecco, vero, vero, vero. Garuffa. Sotto sponda, quindi deve stare attento a imprimere bene l'effetto. Bravo, bellissimo. Buona uscita. Divisione, sì. Mamma mia, ragazzi, gli ultimi 200 punti da vivere tutti d'un fiato. Gli ultimi se vince Fabio di questo set al volo. Un bel ingresso di 2. Se la bianca va in zona morta, no. Bricolla per Mura. Sì, sono stato un po' generoso, secondo me la battuta un po' più stretta di così, infatti disegnata al volo. Però non tanto di più, eh? No, lui, ho detto un po', infatti, però ha cancellato tutto, eh? Deve andarci di volo. Deve andarci al volo, sì. Andata al volo, deve alzare la battuta, dargli una diagonale di angolo, adesso la guarda anche di 5, ma secondo me poi va al volo, è troppo poca la porzione di biglia sullo stretto. Bravo, guarda come l'ha cioccata questa. Bravissimo Vincenzo. Come l'ha cioccata, Come l'ha cioccata. Mi aggiungi anche questa qua, questa affermazione del mio socio nei replay. Sdoganato. È tipico toscano questo. Sì. Pecchia e cioccata. oggi va bene. Bella parabola di Fabio, bel disimpegno davvero per lui. Adesso la stanchezza arriva anche. Che cabina di regia, eh? Regia, commento. Deve tornare indietro. Aiuto, Consagno, aiuto. Questa non c'era, doveva tornare indietro. Questa se l'è guardata anche un po' poco, Gianluca. Sì. Perché qui stare di striscio sullo stretto a aprire. Si prende questa biglia libera in mano, insperata Mura. Chiaramente alzando il piede sinistro, immagino.
Mura, questa ha giocato ottima, un gran bene, ottima, trema il birillo di testa nell'ultima passata, la terza, 30 punti e ripassa avanti lui, 2.44 per Consagno, 2.54 per Fabio Mura. Di Garuffa, Consagno non difende, entrato in un posto dove non era possibile entrare. Qui sono curioso della scelta di Fabio. Allora siamo curiosi in due. Ma tira il giro a sostenersi a tutto gas. La pesa scarsa, sennò il colpo era sufficiente. Il colpo era bello, sì. Vediamo se si avvicina alla sponda. Non li perderà doppi. Una notizia positivissima. No, per... è difficile anche perderli singoli qua, perché non è proprio banale come esecuzione questo. E infatti non fa niente di banale Consagno qua. Vediamo se ringaruffa dentro. Fantastico Consagno, fantastico. Mamma, che la mette lì al posto del rosso, bravissimo Vincenzo, bravissimo. Che capolavoro ha tirato fuori. Manda pure il replay Fabio, perché questa è una palla fantastica. Colpo in testa, leggero effetto a destra. Trova la testa, la parte stretta dei birilli che gli consentono anche di ingaruffare di nuovo dentro al castello. Grande esecuzione questa. Fabio a controllare l'uscita di Duomo di 3. Di 4 a mo' di 5. Di 4, sì, scusate, di 3 a mo' di 5. Andato vicinissimo, Abbiamo dato la diglia alla biglia, guarda che ti prendo piena, vedi di fare il tuo dovere. Giro ad andare avanti per Consagno, fondamentale, adesso sono tutti i tiri fondamentali. Bello. Assegno, Consagno, 26 e contiene benissimo il gioco in difesa. Perfezione questo. Due perle di Consagno, un giro di colpo in testa, richiamare la propria biglia nella buca, ringaruffare con l'altra e questo giro scorrente. Primo ad arrivare a passare, anche se di poco, la quota dei 300 punti. Diciamo che questo set che ha fatto il bello e il cattivo tempo è stato Consagno, di mezzo colpo alla lunga. Intercetta dopo la prima lunga. E sfaccio adesso a disposizione per Consagno, con quasi 50 punti di vantaggio. Consagno 8 punti, Filotto di seconda. Marca 40. Tre conclusioni frontali consecutive, 36, 26 e 40, due giri e uno sfaccio. E qui è riuscito proprio a riportare la partita. Sembrava avergli trovato la chiave, poi quell'errore inaspettato di Garuffa, Gianluca aveva rimesso un po' tutto in discussione. Che carattere Vincenzo Gonzalo. Sì. Mura, vediamo se è passata al rimpallo, rimpalla, sarebbe stata la terza, la passata decisiva per realizzare il Filotto, ma è arrivata la sua, mi ha rovinato tutti i piani. Steccata era buona, ha preso palla solo leggermente scarsa.
dalla grossa ad aprire con Sanjo. L'apre un po' troppo, però rimane lo stesso una steccata veramente notevole. E adesso è la quarta consecutiva di steccata notevole di Consagno sulle biglie frontali. E adesso la luce illumina Salerno. 20 punti per Consagno. 3,66 a 2,66. 100 punti di vantaggio. Meno 34 Consagno per la Bella. L'uomo di 3 per Mura, che esaspera questo ingresso. Non so se troverà difesa, ma quel che conta per Consagno è avere un altro tiro per allungare ulteriormente. Sarà la bricolla. Tiro che non ha quadrato benissimo, ne ha preso solo uno su quest'angolo, non ha ancora realizzato. Vediamo se sarà questa l'occasione giusta, quella del set ball per marcare. E lo gioca molto bene Consagno. Ha scelto proprio l'occasione giusta per marcare la prima bricolla. Si mette a 3,82 contro i 2,66 di Mura. Tentativo disperato al volo di 3, Mura. Sì, è l'unico... Arriva da un angolo che potrebbe, nei sogni ancora di palla piena, fa fare il due sponde, quindi l'angolo alla palla bianca. Tanto da perdere ora non c'è davvero nulla. Addirittura la prende di sfaccio, ma la leva la gialla. Set ball per Consagno per andare alla Bella, giro anche col pallino in arrivo, che qualora dovesse marcare 16 gli darebbe la chiusura lo stesso. 34 per Consagno. Consagno chiede la pausa. Noi dopo il replay andiamo in pausa anche noi e voi rimanete collegati con noi per seguire il set decisivo, per sapere chi sarà il prossimo finalista che andrà a far compagnia a Santi Caratozzo. This championship is being played with the new Aramath tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramath Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramath, bringing new dimensions to your billiards experience. This championship is being played.
ad emozionarci. All'Akito, Vincenzo Consagno. Vediamo se Mura ha, non ancora, ma ha la voglia di soffrire fino per arrivare qui, l'ha avuta per forza. Vediamo se la conserva. Ha sistemato il cuoietto con un oggetto che non sono riuscito a capire. Sì, è uno di quei, di quegli attrezzi che alzano un po' il pelo del cuoio. Addirittura entra troppo su questa bricolla, però conserva la sua attaccata a sponda. Piano piano non gli era partita, però... Però si prende anche la steola, con il pallino ancora nella pena iniziale, quindi 2 a mo' di 3 per Consagno di schiacciata. Sì. Vediamo se la coccia bene anche questa. Se la coccia, come la cocciata. Male non viaggia. Addirittura stretta. Vediamo se l'aiuta il pallino. Oddio, l'aiuta più la sua vicino alla sponda. Sì, per carità, li paghi semplici. Qua esiste il traversino forte, è puntato così com'è. Mi sono scordato una cosa, Gianluca, prima, sull'analisi. Secondo me Mura un rimpianto lo deve avere. Quando non ha tirato il calcio e ha preferito lo striscio di scambio al posto del calcio. Bravo, quella bravo. Mi era passata. Bravo, sono d'accordissimo. Lì... È vero che si vince anche davanti e giocando bene davanti. Ma lì fondamentalmente ha tirato 0. Sì, quando ha giocato lo striscio di passaggio, sì. Sì. Sono d'accordo. Perché poi parti da una posizione in cui non sei abituato, ti parti troppo basso. Di solito lo striscio di scambio si tira quando... Ce l'hai mezzo metro più avanti. Esatto, mezzo metro più avanti. Capito? Cioè la sponda non l'hai così lontana. Sì. Poi... tanto passaggio difensivo ce la mette con le mani la sua. Bravissimo. In buca e mette in buca anche l'altra. Fantastico Consagno. E qua con tutta la serenità del mondo. Io non mi sogno io personalmente non mi sognerei nemmeno con il pallino all'Akito di tirarla questa palla. Non, no, mamma mia, ma pallino com'è all'Akito questa. Mamma mia, com'è brutta. Poi questa. Se ti fa il gancio di misura, gli dici bravo, ma meglio di così non ti metti. Meglio dell'Akito non ti metti. Chi si inventa Fabietto Mura? Ma costo di 7? No, costo di striscio stretto. Lunga, corta, buco opposto. La costa, ma adesso bisogna vedere come la prende. La prende per restare lì un quarto d'ora. Sì. Il famoso riprova. ragazzi, da qua si ragiona troppo meglio il biliardo. Nuovo tentativo. Tentativo. Il fatto che qua se la piglia la lunga poi può perdere il calcio di traversino. Questa non si coglie. E se la lasci lì e ti alzi, paghi lo scatto di meno male che arriva a sponda. Sì. Vabbè, biglia libera con un tiro di ritardo, nel frattempo ha perso 20 punti, 18 perché 2 punti di biglia in mano li avrebbe persi comunque.
Secondo me resta un po' preoccupato del cuoio Vincenzo, perché l'ha guardato e tirerà il gancio, vediamo se di misura o veloce, ma l'ha guardato come a volergli parlare di misura. Se succedeva prima scomodo qui Fabio. Qua ci deve rimanere poco in posizione, perché più ci stai e più ti stanchi. Tira forte, sai. Ma sì, penso di sì. È partito l'effetto, l'effetto a sinistra anziché a destra. No, piatta. Piatta, insomma, di sicuro non c'è stato l'effetto a destra. Raga, sembra di vedere il mondiale di calcio. Fuori Germania, Belgio, avanti Giappone, Corea, Marocco. Qui invece fuori quarta, Aniello, Gualemi, avanti gli altri. Sai, insomma. Ma la non Goriziana... c'è quella differenza e poi la Goriziana si presta il cucchiaio di Consagno, che tutti bravo. Giù per terra, 44 punti per Consagno, ma no, i valori qua si equilibrano di più rispetto a quelli di un mondiale di calcio. E comunque l'Argentina comunque ci sono tanti più giocatori bravi di prima, ce ne sono un mare di giocatori adesso bravi, cioè, veramente rispetto bravi. A prima, non rispetto di prima a... sì no. E qui un abbaglio di Mura che doveva saltargli addosso per fare l'angolo, l'ha giudicato così piena, ma piena, era stretta. Il livello di gioco si è alzato in un modo esponenziale. E qui giustamente Consagno spinge, vede il pallino dentro, 48. Interpreta bene anche la forza per questo combination. Giro di schiacciata per Mura ad andare, ha provato di passaggio, ma allora l'ha tenuto tanto. E adesso questa mi sembra si possa chiamare nevrosi, anche perché sente Consagno incalzare, sente un Consagno tornato sul biliardo. Buona presa di biglia. Altro che. Molto attento anche l'arbitro. Dici che gli ha cancellato tutto. Ma non ti dico che arriva per l'incastro, ma ce l'ha la... Manda lo Strator, questo è un passaggio abbastanza abbondante al birillo, lo sforza lo sponde palla, era difficilissimo, già fare un 12 è positivo. Misurissima con ma arriva questa? Arriva, sì. Arriva e dove fa male, eh? Consagno proprio, questa è col contachilometri, bravo Vincenzo. Contagiri. Perdonerete le voci un po' stanche. No, più che altro l'aria qui c'è un po' di afa, un po' spessina. Abbiamo bevuto 8 litri d'acqua a testa, sì. Ci secca la gola, è dalle 10 che parliamo, non come voglio dire parliamo. No, ma io sto sentendo più i giorni, è il residuo dei giorni scorsi. Oggi tutto sommato
Sì, però no, insomma, no, tutto sommato. No, 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 no. In diretta fino a quasi le 4. C'è ragione. Ma perché ci divertiamo troppo, sì, socio, sì, allora sì. Non ci sembra. Traversione di mezzo colpo di Consagno. Consagno sta prendendo il largo e soprattutto fiducia. Adesso è Mura che deve inseguire, che deve fare qualcosa per cambiare a sua volta l'inerzia del match. Dai, siamo 4.300 spettatori, condividete il filmato, meno per arrivare a 5. Non spettatori, dispositivi. 12 punti per Mura al volo. E adesso un'occasione importantissima per Consagno. Sponda palla. Sponda palla che mette a segno Consagno. Guarda che bella forza. 20 punti e difesa. Perfetto. Diagonale con la palla gialla murata in buca. Adesso non sbaglia più, non sta veramente sbagliando più Vincenzo. Mura di effetto buono, mi sembra questo sponde palla, sì. Intercetta largo, non difende ancora. Bricolla per Consagno. Qua sempre stretto. Sì. Sembra esserci il passaggio di tre. Sì, abbastanza agevole il passaggio dal pallino. La graffiata. Buon per lui che la sua piglia arriva fino alla sponda corta. E adesso c'è tensione, sentono, almeno sente, perché Consagno mi sembra ancora tranquillo, anzi sembra proprio ordinato. Fabio super tranquillo, sì, super tranquillo, in controllo. Fabio probabilmente nella testa il pensiero, e come non averlo, come è difficile mandarlo via, di essere stato lì a un set, no? Avanti 1-0, giocava bene. E questo va avanti sempre a giocarle bene. Sì. È stato molto abile. In un tiro che invece, ci ripetiamo, è stato un po' il tallone d'Achille di molti. Di due, Consagno. Credo che cerchi, sì, l'ingresso di due. Sì, anche perché, infatti, il pallino in entrata può dargli una mano. Bella uscita da parte di Consagno, che ha tutte le lampadine accese adesso. Sì, eh. Sì. Adesso è proprio perfetto, Vincenzo. Come cambia un match? Qui si sottolinea proprio il fatto di quanto sia importante prepararlo un match, o un match, una competizione, di come poi la testa non ti lavora per caso, devi prepararla a lavorare. 12 punti su questa divisione per Mura di calcio Consagno. Vediamo con che forza allegra non entra, questa la ritirerebbe volentieri. Sì, c'è andato qua Vincenzo un po' velocino, E qui per Mura quel pallino gioca a favore, perché almeno lo fa scegliere verso, sicuramente verso un calcio che è sulla traiettoria del giro. Forse l'avrebbe scelto lo stesso, però che se avesse tirato prima, ecco,
Ma la posizione è più o meno uguale, la stringi, sì, sì. La porti avanti, la gialla, lo stesso, però non entra, grave. Questo era un tiro che poteva riportarlo dentro sia da un punto di vista di punteggio e anche da un punto di vista mentale soprattutto, ma lo fallisce, casca anche il tappino. 3 di calcio per Vincenzo Consagno. Anche gli stretto, solo 4 punti e 3 di calcio, invitantissimo qua per Fabio Mura. E qui non ti dico che è l'ultima chiamata, ma non so se ricapiterà un'occasione del genere. È così bello invitante. Così, partendo dall'angolo con la palla sul largo del Castello, qui può fare male sui birilli e occhiale. Sembra presto, ma la partita diventa corta più là che si va avanti. Quindi questa Mura deve cercare di farlo, ma non è partita la forza. No, è arrivata. Molto meglio, si è allargata. Mi sembrava più stretta, mi sembrava stretta come la precedente. Questa non è niente male per Fabio. Le 5 non ci sono, ci dovrà andare per forza dalla lunga. Dalla lunga. Bravo l'arbitro che non tocca la biglia di Consagno. Sai che io quasi quasi l'appoggerei sta palla. No, non sei. Attenzione, la piglia da dentro. Perché no? Se ti appoggi, cosa deve succedere? Sì, se arrivi abbastanza dritto, poi non lasci un calcio. Puoi lasciare un calcio di 3. Basta non mettersi di fianco. Che poi, sì, un calcio di 3. Sì, in tasca non te lo puoi infilare, certo. Però almeno rischi esecutivi come questo non te ne prendevi. Una corsa di 48 punti grazie ai 32 precedenti alla bevuta di Consagno. Questa è brutta, qua si deve inventare qualcosa di sponda, ma anche di sponda. Nel giro rovescio c'è il pallino. Nell'angolo c'è il pallino per l'angolo, no, da bere. No, l'angolo forse è libero. Forse è libero. Però deve rischiare la presa di palla davanti. Castello è lì, infatti. Non mica male comunque. No, sì. Però nel senso è molto semplice fare l'angolo stretto, perché che fai? La prendi davanti, sì, così e vai dentro dritta. Con la tua, che fai? Ti succede? Fai harakiri con la stecca. Vediamo se riesce ad allargare questo striscio, se tira sul pallino. Tira sul pallino. E secondo pallino me pallino ancora non ha finito la sua corsa. Vediamo dove va. Dove va? Attenzione. No, la vede. Sì, dallo strato sembrano molto più vicine. Sì. Tiro fondamentale per Mura. Questo è il tiro, secondo me, decisivo per riportarlo dentro. Vediamo con che forza decide di fiondarla. Sì, qua ha giocato a buttarla in terra. 40 punti per Mura. E com'era fondamentale per Mura adesso, è fondamentale per Consagno. Gli arriva addosso. Per ristabilire le distanze. Se no gli arriva addosso. Questa secondo te la incrocia Gianluca o la mantiene? Ma col pallino lì la manterrei personalmente, di lunga centro, è bella mantenere. Infatti. Filotto di terza per Consagno, 38 punti. Pensavo, ti ho parlato del pallino perché pensavo a una forza leggermente più bassa, con un pallino che poteva cancellare. Era più se era messa da stretta, qui aveva margine per allargarla. Terza conclusione. Di seconda si sarebbe spostato anche di più. Vediamo se parte il braccio a Fabio, brillantissimo colpitore a cose normali. Ma qui siamo a giocarsi la semifinale di San Benzano. La finalissima. Trova il pallino. E qui è chiave la finale della bianca. Va lungo.
Tra l'altro, guarda, una buona occasione per attacco difesa per Consagno. Qui si gioca la misura, va proprio a colla con la bianca. E Consagno segna. Sì, sì, era no, da no, chiudere. Pensavo gli potesse. No, però manzana morta, che forse è peggio. Ancora meglio, ancora meglio. Cioè, forse è peggio per Mura e meglio per Consagno. No, l'avevo, la guardavo dallo strato, mi sembrava ad allargare leggermente, allora ci stava di andare a colla, così chiaramente il rapporto di corsa delle biglie voleva che la... No, ma si sarebbe... No, no, non c'era proprio rapporto di corsa per andare a colla, era questo. Il duomo di tre della speranza per Mura. E qua secondo me Consagno andrà su un passaggio difensivo. Pensi lo rischi questo striscio? Io non credo. Se vuoi ti dico se lo rischierei io. E mi sembra che la risposta sia oltremodo scontata. E poi tra l'altro guarda come l'ha giocato. Bravo, favoloso Consagno. Favoloso, davvero. Guarda come l'ha bilanciata. Tanto che Fabio pensa, siccome ci hanno coccolati per due giorni, ci è arrivato un messaggio fantastico che poi ti gira, è arrivato a me, ma poi te lo giro a Paola e Simone che ci stanno seguendo, sono arrivati a casa dal viaggio e sono già lì davanti allo Smart TV. Simone Rolle. E Paola Bagolan, che è quella che sopporta e supporta la mia mente. Simone Rolle quello che prova. C'è nato a fare di lavoro, Lì, e pensa a Simone col mio braccio. Ma ne ha già fatto tanto. Grazie ragazzi, siete meravigliosi da parte di entrambi. Non è bella la cosa che hai detto, comunque, faccio per dire. No, io dico sempre la verità. Anche perché poi le bugie c'è da ricordarsele, quindi un problema, mi ricordo i tiri a biliardo ma la memoria su altre cose mi fallisce. Tanto 32, adesso abbiamo smorzato anche un po' noi la tensione, ma... sì. Che bella questa esecuzione di Consagno, pulitissima questa esecuzione. E bravo Fabio. Sponda palla per Consagno. Sul largo 2,90-166. Ma la sento solo io l'attenzione, socio? Qui secondo me dovrebbe forzare qualche cos'altro, perché andando sul regolare non rompe mai lo schema e non avrà chance. Aiuto se si stacca. Qui doveva, dalla lunga. Doveva saltare, doveva tirare forte sulla lunga per cercare di mischiarle, sì. Un po'. Sul regolare adesso 130 punti indietro, non fai più niente. No, anche perché giocare regolare con un giocatore, insomma. Giochi regolare con un giocatore che ha 130 punti di vantaggio, che si chiama Consagno. Sì. E che tra l'altro è un Consagno che adesso, se vedete, è un po' imbiancato, e quell'imbiancatura lì gli fa...
Non potrei neanche prendere proprio di benissimo. Esatto, bastano questi. 10 punti per Conzagno, qua 6 e mezzo. Avevamo avuto una piccola pausa audio, ma ci dicono i nostri tecnici, il nostro Fabian, che è tutto ritornato stabile. Ancora di due al volo. Fabio Mura. Ancora un'uscita brillante del giocatore sardo. Caro social, la prossima andremo a Salerno e ci aspettano le mozzarelle dello zio Salvatore, che abbiamo anche mangiato la settimana scorsa. Io non ho poi... molte buone, molto buone. Sì, mi hanno addolcito la sconfitta, caro zio Salvatore. La nostra dieta non ne beneficerà. No, dai, però la mozzarella va bene. Sì, insomma. Diciamo che va bene, vai. 3,28 a 182, bricolla, una delle ultime spiagge per Fabio Mura. E Fabio, 4 punti. Ci devono essere degli gnomettini sul biliardo che arriva un momento che spostano i birilli. Tu li vedi sempre lì, ma te li spostano un pochino, sai? Guarda che è curioso questo gioco, Nico. Sì. No, ma questo gioco non la goriziana, no, è curioso proprio il biliardo. Io gli voglio tanto bene, ma a volte mi fa ad un arrabbiare che... Hai ragione Cavazzana, questo gioco l'ha inventato il diavolo. Che piacere mi ha fatto rivedere Fabio in pista. Vabbè, speriamo anche di rivederlo, adesso si riabituerà un po' e poi lo rivediamo tornare il giocatore che ci ricordiamo e che ci ha mancato troppo tempo. A segno di trasponde di calcio con Sagno, adesso bricolla per Fabio Mura. Che apre ad occhiale le biglie. Consagno 52 a chiudere. Ci va di bricolla ad affondare, di taglio. Altri 16 nello score, non sbaglia che più. Che non fanno male. Non ha più sbagliato. Guarda una bricolla presa, come dicevi, Nico, cosa ha scatenato. Ma oltre alla bricolla anche tutte quelle conclusioni frontali. Sì, tra l'altro. Ma no, partendo da lì che cosa è successo? Sì, sì. Fabio, bello questo sfaccio, bravissimo, grande palla, 46 punti di qualità per lui. A crederci ancora. Anche se le speranze non sono moltissime. 2,32 a 3,64. Garuffa per Conzagno. Ora tutti i tiri schematici di sponda sono virtuali match point per il giocatore campano. Entra troppo. Qua deve sperare Mura di sbatterla dentro e poi veramente sbattere dentro anche le successive di conclusioni. Non deve più sbagliare Mura. Ta scivola via, ma meglio così per lui anziché un 4. Sì, diciamo che adesso abbiamo un Mura tutti doppista. Queste sono le classiche prese da tutti i doppi, un po' meno efficaci chiaramente al gioco della goriziana, che premia le realizzazioni di sponda. Un volo di due con Sagno. Vediamo dove va la bianca. Che occasione per Mura adesso. E questa non capita mamma più. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Tra l'altro, che dramma. Il pallino gli cancella qualcosa. Tanto anche di tre.
c'è da pensare a fare 60, poi il pallino ci pensiamo dopo. Sì, se vuoi rientrare questa non la può fallire. E non la fallisce, mamma mia, sì. Fabietto 60. Guarda, guarda come si è riaperta questa partita. Se pensavi di vivere un finale di partita relativamente tranquillo, invece ci devono mandare a casa per forza agitati. Certo, Consagno come se gli avesse fatto 4. Guardalo, sì, sì. Guardalo come è tranquillo. Sì, ma c'è della preparazione, comunque. Ma è incredibile. Che guarda, disimpegno, che guarda coraggio. Che bravo Vincenzo. Che forza. In alcune cose mi ricorda un po' Zito. Che forza, mamma mia, che non forza. Non ha fatto una faccia, una smorfia neanche quando l'avrebbe demolito il cuoio, non si è fatto mai, cosa che invece in gioventù aveva, aveva più sangue nel viso, no? Adesso è cresciuto tantissimo anche in quello, a parte come giocatore è stato un giocatore fortissimo. Gancio per Mura. Se arriva al pallino con la sua 12. Però come si sono messe queste biglie? Ci dai una soggettiva, Tom, se riesci a inquadrare, grazie. Dici non lo butta dentro. Non lo so, ho paura che vada più sul 4 che sul 16. No, il fatto è che se va sul 4 poi potrebbe lasciare il traversino. Se non lo fa il 4. Incredibile, ha preso pallino. Il dramma incredibile, non lo sapremo mai. Ha preso il pallino. Mura che è andato a provare la posizione dell'Akito a scendere per controllare la posizione del pallino. Quando tira c'è proprio sotto la pancia, dovrebbe riuscire a steccare. No, ma non si fida. Non che qua gli passi a 3 giorni da quel pallino con la mano, La chita stecca impennata. Lo tira anche bene. Fa 32. Si mette a 3,40. E guarda, una palla lasciata un po' lì sporca, tutto sommato, socio. Ma guarda, da un 2 al volo preso anche bene. Ed è sempre la tre sponde dove ha fatto steccaccio. Dove ha fatto uguale, steccaccio. È identica perché viene da una palla a mano dove non ha tenuto la sua. Infatti qui è andato a dare il gesso, si sarà riguardato il cuoietto, magari non ce ne siamo accorti. Manda lo strator, Fabian. Quattro punti per Consagno. Ma sta per 60. No, abbiamo pensato la stessa cosa, Nicola, no. Ti prego, no, gli stessi pensieri mi spaventi. Più una posizione da 36 anziché da 60 questa. Se fa 60 sviene. Grande Fabietto, bravo comunque, perché che San Vincent che ha fatto. Risponde più importante della sua carriera. Guarda che la regola del tutti doppista prima gli ha portato buono.
sul largo l'apre benissimo. Consagno al volo direttamente dalla corta. E ancora una presa di palla buonissima interna per Consagno. Memoria questa palla qua. E ora? Non ne ho la più pallida idea, lo aspettavo il 2. Inizia la sponda palla d'effetto buono, scivolare a pallino a cercare di ricavare un angolo. Io il giro qui non lo tiro neanche se me lo ordina Padre Eterno. E io penso che tiri quello. Dunque, che perché angolo? Perché se mi dici, stai perché di buono, socio? Perché di buono? Perché, perché ti lega più alla sponda. Il buono, stai su una porzione grossa, ti lega più alla sponda, puoi fare l'angolo largo. Effetto a sinistra? Effetto a destra. A destra, io glielo darei a sinistra. Lo sta dando a sinistra anche lui. Però vedi che ne vai a prendere meno Gianluca. Ma io non avrei tirato questa forza. No, neanch'io, però guarda un po' come si sistemano. Qui pallino 3, pallino con la gialla e buca. Anche perché Consagno quando ha tirato le messe ha sempre guadagnato bene. Alla grande. È proporzionata con le corse, sì. Secondo me è proporzionata bene. Corre, ma forse è meglio che corra un po' di più la bianca. L'ha giocata bella, molto bella, bene. Bella. So, io percepivo di più una presa di palla più sulla grossa, di modo che andavo più piano verso il pallino e ricavare un angolo. Se poi l'angolo ti veniva giusto, bene, se ti veniva largo, tornavi in difesa. Di parabola, partita bella questa, eh? È partita mamma alla mia. Grande questa! Favoloso Mura, 36 punti! Mamma mia Fabio, cosa ha tirato fuori? Super tiro di Mura. 3,74, 3,76 da buca a buca, gli tira fuori un gesto tecnico da manicomio. Grande Mura. Risponde di calcio per Consagno sullo stretta. Stretto. Match point. Qui c'è da trovare il modo di respirare. Pirare, esatto. C'è da trovare il modo di respirare che non è semplice. Ecco qua penso che a me servirebbe il polmone d'acciaio per respirare. Il burotalco, devi dare il gesso. Mamma mia, che tensione. Mamma mia. Dio, i tempi sono... Sì, perché non so se hai voglia di tirarla o non hai voglia di tirarla. La stecca pesa 8 kg, Gianluca. 8. Allora ti dicono, ma da quanto ce l'hai la stecca? Non lo so. Un quintale. ...24 punti a chiudere per la finalissima. Mura sul largo in apertura. Bonjour. E adesso... match point, adesso ce l'ha Consagno. Dio, meno nitido, eh. Meno nitido, ma ce l'ha anche lui. Ti andresti di 2 senza effetto o d'effetto? No, vado di 2 per farmi buono anche il pallino. Sì, ma con l'effetto o senza effetto? Liscio. Va dalla lunga. Ecco, dalla lunga... Punto vuoto... di angolo stretto. Mamma questa mia. Biglia una chiusura di palla davanti, non la vorrei neanche. Il tiro più importante della sua carriera, guardate il respiro di Mura, non ci crede. Il non respiro di Mura. Respirone. E Mura chiude! Chiude Mura!
Mamma mia che bravo, partita Fabio. Che ha vinto. Mamma mia, bravo, che partita Fabio, che ha bravo vinto. Bravo lo stesso. Bravo lo stesso anche Vincenzo, perché ha tirato fuori una prestazione maiuscola. Incredibile, incredibile. Mura è il finalista del Gran Premio di San Vincent. Una fantastica storia sportiva quella di questo ragazzo che arriva dalla Sardegna, dove è difficile potersi confrontare. Guardate, guardate il presidente Scaramuzzi che si complimenta con lui. Ma adesso lui non, penso che non sappia neanche come si chiama. Fantastico. Vaglielo a chiedere però, perché... Che bravo Fabio, che bella emozione ha regalato alle 5.000 persone che erano collegate, ai 5.000 dispositivi, quindi alle tantissime persone che erano collegate. Guarda come era finita anche questa palla qua, se non chiude gli fa un messone, gli fa. Mamma mia Fabio, Fabio penso che adesso stia cominciando, non se ne sta rendendo conto ancora. E allora Nicola va a prendere qualche parola ai due protagonisti. Sicuramente ha un amareggiato Vincenzo Consagno, che volendo vedere il bicchiere mezzo pieno mette un altro sigillo alla sua crescita biliardistica, al suo essere diventato secondo me uno davvero dei grandi del biliardo. A me questo giocatore piace veramente veramente tantissimo. E Fabietto lo rivedremo anche domani, vedersela con un top player come Santi Caratozzolo. Fabio che domani inseguirà un sogno e Santi che inseguirà un'affermazione, che non è proprio la stessa cosa. Vivranno comunque una notte bellissima, magari insonne, ma personalmente da giocatore di biliardo una notte che mi piacerebbe tanto 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 vivere. L'incontro l'avete visto, un incontro dominato da Mura nel primo set con un Consagno che non aveva quadrato il biliardo e l'abbiamo più volte ripetuto, aveva qualche problema evidente con il cuoio della stecca. Poi un grande Consagno preparatissimo mentalmente che è venuto fuori, ha fatto suo di personalità il secondo set e poi qua sì, si è giocato a biliardo anche molto bene nel terzo set, ma poi sicuramente la tensione l'ha fatta da padrona, anche se tutto poi si è sviscerato in un episodio. Consagno è andato al volo di due, l'ha presa anche bene, è stata leggermente difettosa la forza, era dal lato controdiscesa, diciamo, questo piccolo scivolino che aveva da un lato il biliardo, e è andata a finire che ha pagato un traversino di calcio da 60 e di lì è nata la grande rimonta di Fabio Mura, coronata poi dalla vittoria. Penso che non ci sia tanto altro da dire. Ora non mi vengono in mente grandi episodi fortunati, e se ci sono stati probabilmente sono state delle sfumature. Nico, che ne pensi? Io ho provato a fare una disamina senza di te, che sei il disaminatore principe. Nico, non ho il ritorno del tuo microfono, scusami. Microfono che va acceso. Acceso il microfono, va acceso. Adesso l'ora è tarda anche per noi, però questa sicuramente sarà un'intervista un po' difficile da fare a Consagno, perché capisco la sua delusione. Vieni, accomodati. Buonasera a tutti. Ciao Vincenzo. Insomma, un po' di sorriso c'è, però è un po' di sorriso amaro. Trovare anche le parole anche per fare questa intervista, capisco la delusione sia tanta, perché era lì a 36 punti per molto tempo, dopo che avevi vissuto una semifinale con grande affanno, problemi col cuoio nel primo set. Sì, mi ha fregato sto il cuoietto, purtroppo non è una scusa, è che lì mi poteva aiutare il coietto sulla bricolla che gli ho dato biglia libera, se gioco se a scenderla, no? Magari prendo il pallino, non chiudo, però no, non gli do biglia libera, che poi è nato tutto. Però mi sono fidato lo stesso e alla fine c'ho sto problema del coietto, purtroppo si è staccato un pochettino e quindi... Si vedeva, che lo guardavi... Però, così doveva andare, è un demerito mio, perché una partita comunque l'ho ripresa, la devo vincere, devo fare il compitino e non l'ho fatto.
Però. Sì, molto rammarico su quella via, perché noi eravamo dubbiosi su questa palla di Mura, che direzione avrebbe preso dopo l'impatto col pallino. Ma non lo sapremo mai, è quello penso il rammarico, e non lo saprai mai neanche tu. No, beh, ma alla fine a me mi interessa prendere il pallino, che non chiudo, magari chiudo dopo. Sì, certo. Però ecco, purtroppo dovevo non fidarmi del Coietto, così vado lì di due, cos'è ad appoggiarmi, oppure un po' più sostenuto. Vincenzo, tra l'altro la sequenza brutta per te e bella poi per Fabio è nata da una palla al volo che hai colpito benissimo, che ti ha la pendenza, c'era una leggera pendenza a salire del tavolo, che è una caratteristica, lo sappiamo, te l'ha rallentata e ti ha lasciato la contraria proprio sulla fila da 60. Io penso che se la chiave è stata lì, no? Purtroppo se la gioco più forte, già lui rischio di sfilare alla larga. No, ma tu l'hai giocata perfetta, Vincenzo. Sì. Sono segnali che così, purtroppo così doveva andare. Però demerito mio, perché alla fine se non gli do biglia libera su quel tiro, prendo il pallino, cambia tutto. Però non certo. So se ti può addolcire la pillola, che sicuramente è amara, Vincenzo, ma sinceramente io ho visto un grande giocatore, l'ho detto prima che tu arrivassi in intervista, cresciutissimo anche nello stare sul biliardo. Sarebbe bello prendere tante immagini di questo incontro, perché tutto quello che a volte ti ha fatto subire il biliardo tu non l'hai subito, eri assolutamente imperturbabile e ce l'hai fatta giocare un biliardo nonostante il cuoio staccato ad altissimo livello. Io ti faccio davvero i complimenti per questo. Sì, grazie, riesco a stare sempre sul biliardo qualsiasi cosa mi sta, però grande giocatore, ma devo migliorare proprio su questo, cioè, capito? Cioè, non posso, con tutto il rispetto, buttare una partita, una finale così, perché comunque il Gran Premio sappiamo com'è, non è che è all'ordine del giorno arrivarci in finale, già un grande risultato arrivare nei primi quattro, però così è. C'è il rammarico perché la colpa è mia, e non posso, è vero il coietto, sì, questo, però alla fine ci ho messo del mio. Peccato. È inutile. Che dirà papà? Dopo. Che ti dirà papà? Quello che mi dico pure io, che sono un suo Marco. Come lo dico io, lo dirà lui, lo diranno in tanti, ma è così, è la realtà. Ma io senti, credo che tu abbia fatto una grandissima prova, tu sia arrivato veramente a poco dalla finale, il rammarico adesso è grande, vedrai il bicchiere guardiamo, e mezzo... Guardiamola diversamente, prima della gara è un grande traguardo, ma così è inutile dire un grande traguardo, perché cioè, l'avesse vinta lui la partita, alzo le mani, ci sta, si perde. Però così è, cioè, quale traguardo? Cioè, lasciatemi, sono stato un pollo. Cioè. Vince, dai, trovo l'ultima pillola dolce, guardala dal punto di vista della classifica, i punti nel Gran Premio, la semifinale. No, la classifica la guardo alla fine, a fine anno. Anche è vero. Già ne vengo dall'anno scorso. Lasciamo perdere, arrivo a pari punti e purtroppo il regolamento... È il 16°, 17°, alla fine sono stato... Ah già, perché l'anno scorso vero sei stato lì... Ero il primo, sì. David Martine, che è un amico, saluto, era lui 16°, il primo dei retrocessi che viene ripescato, quindi lasciamo perdere la classifica come la guardiamo a giugno, dai. Sì, pure perché... Allora. Fino alla penultima prova ero dentro, ero ottavo, poi a un certo punto non sì, capisco come mi sono trovato fuori, quindi lasciamo le cose come stanno. Quindi un buon rientro a casa, complimenti lo stesso per questo bel risultato. Grazie. E salutaci papà. Grazie, Peppino. Sì. Volevo salutare pure tutti i miei amici del Panno Verde, di Desio e della sala... Consagno di Nocera Inferiore. Ho tre CSB gestire tutte e tre non è semplice. Mia moglie e i bimbi, che ahimè secondo me già dormono quest'ora, però vabbè, almeno non hanno visto almeno loro dormono. Va bene, grazie, ciao Vincenzo, grazie.
E allora adesso arriva l'altro finalista, Gianluca, Fabietto Mura. Eccolo qua. Salve a tutti. Tieni bene il microfono. Piccolo grande uomo. Ciao, ciao Gianluca. Allora Fabio, ti comunico che sei in finale. Non so se ci credi ancora. Qui sono le luci, questo è il set di BDR Channel. Stai facendo un'intervista con me, che per adesso sono il commentatore insieme a Gianluca Lascimbene. Non è un sogno. Se vuoi ti do anche un pizzicotto. Prima, ci credi? Prima di tutto ti saluto. Ciao Lettuola. Che dire, io quando ho giocato, quando sono partito due lunedì fa per fare la batteria in sala, ho fatto una battuta, ho detto: se riesco a vincere la batteria sono pericoloso, entro nei primi 16. Ho fatto, era una battuta. E che dire, per me è un sogno, non sembra vero, però piano piano vediamo se riusciamo a, come si dice, a metabolizzare questa situazione qua. Che ti faccio vedere la super parabola, la vuoi rivedere? Sì. Decimo replay, ti faccio rivedere la super parabola e il tiro di chiusura. Guarda un po' che hai combinato qua, te la faccio rivedere perché ancora non ci credi. Hai tirato fuori una parabola da manicomio, come dico sempre io. È partita una roba eccezionale, Fabietto. Guarda che gesto tecnico hai tirato fuori, Fabio. E lì diciamo che sì, va bene. Il colpo è quello, sono obbligato a tirar parabola perché non ho altro. Però sai, la buona sorte quando, come dice il tuo maestro, Carlo Cifala, la stellina era dalla parte mia. Sai che cosa, Fabio? Che in quella steccata lì non c'era la tecnica, c'era dentro il cuore. Sì, Gianluca, sì. Guarda, la verità, qua io pensavo, una volta che ho fatto l'otto di prima, pensavo di non farlo più la fila. Pensavo di non farla più, perché sto tirando, essere sincero, fila di prima. Però, diciamo che Vincenzo, se mi posso permettere, ha da recriminare su questa partita qua. Però io nella seconda, che sono avanti circa di un'ottantina di punti. Ti sei un po' spento? No, perché mi sentivo in fiducia e ho voluto forzare un giro a tutto biliardo, un giro a tutto biliardo, dove con la mia ho girato, che ho fatto corta lunga e sono rimasto di giro, penso. Lui ha fatto un 36 sì, e sì, mi ha lasciato in mezzo ai birilli. E da lì è cambiata la seconda partita. Diciamo poi, che lì pensare di forzare lo striscio sarebbe stata un'idea. Lì Gianluca, secondo me ci devo tirare una botta. Sto lì con la mia e sono avanti. Marco 18, Marco 16, Marco il pieno. Sono d'accordissimo. No, ma secondo me c'è un errore che abbiamo valutato, un errore, poi sai, da seduti è facilissimo, Fabio. Quando hai rinunciato a un traversino di calcio, secondo noi abbastanza comodo, hai tirato uno striscio di passaggio, quello poteva essere un tiro che ti permetteva di rientrare anche nella seconda. Sì, Gianluca, però ti dico, io sinceramente parlando, tra il traversino di calcio è un tiro che soffro particolarmente. Infatti mio amico, cioè che per me è un fratello, Giacomo Marcinesu mi prende sempre in giro. Dice: tu sai tirare tutto, ma i traversini lasciali perdere, che non è roba tua, mi dice. E ha ragione, ha ragione. Infatti, quando vado a tirare il traversino, lo tiro con le mani negli occhi e speriamo di prenderla. La verità. Comunque, con un bel traversino di calcio da 60 sei rientrato. Sì, e sì. Alla fine poi ha tirato fuori questa perla. Sì, sì, che dire. Non ci credo, sono... Fabio, ti facciamo un po' ridere per mandarti a letto bello sereno augurandoti di dormire. Qualche anno fa è stata la prima prova di Billiard Channel. Noi abbiamo fatto con te una delle più belle interviste che io e Nicola abbiamo mai fatto. Sì, sì, sì. Dove tu non a un certo punto ci hai detto: mi sento cresciuto. Io e Nicola la usiamo come antidepressivo quell'intervista lì. Sì, sì, me la ricordo benissimo.
Ma ricordo, e vabbè, però allora guarda, di statura non sei cresciuto, te lo posso garantire. Ma mi sono allargato, mi sono allargato. Sì, sei cresciuto in un'altra direzione, sì, ma secondo me, sì. Fabio, a parte gli scherzi, sei veramente cresciuto tanto come giocatore e giochi davvero tanto bene. Questo te lo posso garantire. Grazie, e è di Gianluca, cuore. Grazie di cuore, niente. In bocca al lupo per domani. Posso fare un saluto? Ci mancherebbe. Allora, saluto prima di tutto tutta la mia famiglia, mio padre, mia madre, mia sorella, tutti, mio cognato che mi stanno seguendo, tutta la sala che gestisco a Sassari, dello Spazio Libero, AS di Spazio Libero, niente, tutti gli amici, tutti quelli che mi hanno seguito. Il telefono, vi giuro, non l'ho mai visto così pieno di messaggi. Sembrava che esplodesse da un momento all'altro. Però, che dire, vi ringrazio tutti. E quindi... Avevo un'intera isola con me. Avevo un'intera isola. Questo sicuramente. E niente. Mi raccomando, dormi. Il ringraziamento più grosso va alla mia famiglia. Mio padre in primis, mia madre, mia sorella. Niente, grazie di cuore. Quindi in bocca al lupo per domani, e domani sarà per te una giornata speciale, e davvero io spero che tu te la goda fino in fondo insieme a tutta la tua terra. Grazie Nicola. Grazie Fabio. Grazie Fabio. Grazie a te. Grazie Gianluca. Ciao, ciao Fabione. Ciao, ciao. E allora, è bello prendere anche cos'è l'emozione, ecco, l'emozione è questa. È stato bello quando ha detto tirava per me una terra intera, che è la terra della Sardegna, che è stata protagonista del mondiale, è stata protagonista del campionato italiano di Tre Sponde, ci ha regalato tante emozioni anche con Marco Zanetti, insomma è una terra che ha molto da dire, e adesso tira fuori qualche esponente che può regalare davvero un sogno a tutta la sua terra, Gianluca. Ma assolutamente, c'è un altro signore, suo compagno di viaggio, suo grandissimo amico, e parliamo di Alessandro Mascia, che insomma ci ha già fatto vedere che sa fare tante belle cose ad Arco di Trento. Alessandro l'ha un po' buttata nelle rose lui, la partita con Andrea Quarta, quindi una terra che biliardisticamente sembrava abbandonata tra virgolette, sta crescendo e stanno venendo fuori dei giocatori veramente importanti. Per quanto ci riguarda, le dirette di questo Gran Premio sono... Vengo da te a salutarti, Gianluca, faccio cambio lo schema o vengo io da anzi, te? Anzi, vieni te qua, vengo io da te, via. Chiudiamo da qua l'ultima diretta del 2022, perché questa... noi domani la finale la seguiremo in registrato, quindi questa è l'ultima diretta del 2022. Ringraziamo davvero tutti i nostri utenti. Sono il acceso? Microfono è acceso, sì. Ringraziamo tutti i nostri appassionati che ci hanno seguito per tutto l'anno. Gianluca, che dire? Bah, che dire, semplicemente una parolina che funziona sempre, penso, è grazie. Noi ce la mettiamo, è tutta veramente, noi i due fortunati, perché arriviamo con la voce, con il viso nelle vostre case, nei vostri telefoni, nei vostri PC. Dietro di noi, come dico sempre, c'è una macchina fantastica, Mirko Bianchi lì dietro in regia che conduce, due ragazzi splendidi che sono Fabian Hart e Tom Ruban, una fantastica coordinatrice che è la nostra Valentina Spada, e poi tutto lo staff federativo che permette a questi due matti di fare una cosa che gli piace tantissimo, che è quella di raccontarvi il biliardo. Per quest'anno non ve lo racconteremo più, domani ve lo raccontiamo, se la volete seguire commentata da noi, non in diretta ma poi in differita appena terminerà la diretta Rai, noi ce la metteremo tutta, grideremo come al solito e vediamo chi dei due giocatori, o magari tutte e due, ci farà dire capolavoro e favoloso per quanto ti riguarda. Ma domani diremo tante volte da manicomio, socio, secondo sono me. Convinto, sono convinto anch'io. Quindi noi vi auguriamo buon Natale e vi auguriamo un buon anno nuovo, e quindi domani l'ultimo appuntamento è registrato per la finalissima del Gran Premio di San Vincent. Vivere un sogno è possibile, domani sarà il giorno di Caratozzolo o di Mura, ma di sicuro per loro sarà un'esperienza davvero da ricordare. Buonanotte a tutti, alla prossima. Grazie, ciao. Socio.
Eh?